questo è un mio grande sogno che è diventato realtà, partire da Italia, da proprio bellissimo, bellissimo regione Trentino, dove ho corso parecchi anni, ho fatto 9 volte il Giro d'Italia, conosco tutte quelle salite qui, insieme con Francesco Moser abbiamo scelto percorsi e penso che una cosa storica, che così Tour de Pologne parte così da lontano, da Polonia, poi mai aveva salite grandi come Passo Pordoi, come altre salite, e penso che un grande spettacolo, a parte spettacolo, penso che anche una cosa che questa Tour de Pologne non solo sport, però anche avvicina due nazioni, due paesi come Italia, Polonia, fa conoscere meglio polacchi Italia e contrario italiani Polonia, e penso che questa è anche una cosa molto molto importante. La partenza del Tour di Polonia per il Trentino rappresenta motivo di orgoglio, ma soprattutto è un riconoscimento col grande uomo che ha portato la pace nel mondo. Proprio per questo riconoscimento il Giro parte dalla città della pace, a Rovereto. Ci porterà sulle Dolomiti occidentali, a Madonna di Campiglio, attraversando il Trentino occidentale, il giorno successivo attraversando tutto il Trentino orientale per arrivare al Passo del Pordoi, passo che è stato un luogo di grandi eventi ciclistici e non solo, e questo porterà le meraviglie del Trentino in terra polacca. Su questo non possiamo che essere soddisfatti, ma soprattutto rinsaldare quello che per noi è importante, che è il valore che lo sport del ciclismo sa dare, che è il vincolo di amicizia.